Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. È davvero un botto di tempo che non registro più video, lo sapete, potete facilmente immaginare i motivi per cui non ho più registrato. La situazione che stiamo vivendo in Italia e in generale nel mondo, devo dire, mi ha toccata parecchio e quindi per questo mese e mezzo non sono più riuscita a registrare niente perché il mio umore è sempre stato molto molto altalenante, lo è anche adesso, ma voglio cercare di riprendere in mano quella che è un po' la mia normalità, in primis perché ne ho assolutamente bisogno. Quindi in questo video non voglio assolutamente più parlare di questa brutta parentesi che stiamo vivendo e che spero passerà il prima possibile. Finalmente torno a parlare un po' di make-up e come non tornare, come mio solito, con il recensire una delle ultime novità uscite sul mercato. Ultimamente sapete che anche il mercato del make-up è abbastanza fermo, non abbiamo ancora visto uscire le nuove collezioni ad esempio di Kiko, di Wycon, anche se onestamente io mi aspetto a breve un lancio, se non altro online, delle collezioni. Comunque in tutto ciò si è inserita Nabla, che ha deciso di far uscire anche lei con un pochino di ritardo la sua collezione primaverile ed è uscita quindi la Cutie Collection. Dopo un grosso stop degli acquisti ho deciso di cedere a questa nuova uscita, un po' perché avevo proprio bisogno di questa boccata d'aria fresca, di tornare appunto a parlare un po' di make up, di frivolezze che secondo me in tante situazioni della vita comunque ci salvano e ci aiutano tanto, per cui non mi sono lasciata scappare questa occasione, anche perché sapete che sostengo da sempre Nabla in quanto brand italiano e in questo momento sono ancora più propensa a sostenere i brand italiani di cosmetica e di make-up. In più non neghiamocelo ragazze, sapete che sono una palettomane e quando vedo delle nuove palette di ombretti non so assolutamente resistere. La collezione prende infatti il nome dalle Cutie Palette. Cutie Palette che non sono le prime uscite in casa Nabla, infatti lo scorso anno erano uscite già queste due Cutie Palette, che erano rispettivamente la Nude e la Coral. Ve l'ho mostrata al contrario, eccola qua, la Nude e la Coral. Io le avevo prese entrambe, ve l'ho detto spesso, io amo particolarmente questo tipo di formato, queste palette così piccole ma allo stesso tempo molto molto complete, quindi l'anno scorso avevo ceduto all'acquisto di entrambe le palettine uscite in collezione, mentre quest'anno di questa nuova Cutie Collection, che ne contiene tre, ho deciso di acquistarne solo due. In realtà le palette sono uscite accompagnate da altri due prodotti, in particolare un rossetto cremoso e un prodotto super novità per quanto riguarda Nabla, perché non avevamo ancora visto uscire questa tipologia di prodotto per quanto riguarda il brand. Si tratta di un matitone ombretto in realtà multiuso, perché appunto può essere utilizzato o come ombretto, quindi da solo come ombretto cremoso, o come base make-up, oppure come riga di eyeliner, o può essere utilizzato anche all'interno della rima inferiore. Vi lascio ora, prima di parlarvi e di mostrarvi tutti i miei acquisti, alla realizzazione di questo make up. In questo caso non si tratta di un vero e proprio tutorial di come ho realizzato tutto il trucco, ma è semplicemente un piccolo spezzoncino dove vi mostro l'applicazione soprattutto degli ombretti, giusto per farvi vedere come funzionano queste polveri sugli occhi. Era la prima volta che utilizzavo questa palette, io ho deciso di utilizzare la Platinum per questo make-up, quindi vi lascio alla realizzazione e torno con le mie considerazioni su questa nuova uscita.
ritorno, io spero che, come sempre, l'applicazione vi sia stata utile per vedere come funzionano questi ombretti sulla palpebra. Vi mostro velocemente che cosa ho deciso di acquistare io. Avete visto che ho acquistato due delle tre palette uscite, in particolare ho preso la Platinum, di cui in realtà ho acquistato tutto il bundle. Quindi ogni bundle contiene palette, matitone e rossetto della stessa linea, quindi palette, rossetto, che è anche quello che mi vedete indosso, e ovviamente matitone multiuso. Ho ceduto poi alla palette Wild Berry, queste sono le colorazioni contenute all'interno della palette Wild Berry, e della stessa linea ho preso il matitone. In realtà mi tentava parecchio anche il rossetto Wild Berry, ma non ho acquistato tutto il bundle perché, devo essere onesta, questi rossetti sono dei rossetti cremosi e dal finish lucidino e non mi sono fidata ad acquistare appunto più di una colorazione perché avevo paura che si trattasse di una formula troppo sheer, ed è quella tipologia di formula che io non amo particolarmente. Invece devo dire che sono rimasta molto piacevolmente colpita dalla texture di questi rossetti, tant'è che potrei quindi pensare di acquistare anche la colorazione Wild Berry, perché sono rossetti sì cremosi, però non troppo morbidi, tendono a restare lì fermi dove li applicate e quindi sono allo stesso tempo super scriventi, super pieni già alla prima passata, però rimangono anche abbastanza fermi sulle labbra e credo anche che abbiano una buona durata, almeno a giudicare da questo tipo di consistenza. Poi ovviamente per ora sulla durata e quant'altro non so dirvi altro, perché questo diciamo che è un video mix tra un video haul, prime impressioni, applicazione, è un po' un fritto misto di tutto che però spero vi possa essere utile per vedere bene le colorazioni, per vedere come funzionano gli ombretti appunto indossati e per aiutarvi a scegliere, visto che tutte in questo periodo dobbiamo acquistare online. Tra le due palette che ho scelto, quella che mi aveva colpito sin da subito e che non ho avuto minimamente il dubbio se acquistare o meno è stata appunto la Platinum, perché è diversa dalle solite palette che abbiamo visto uscire sia per quanto riguarda Nabla sia per quanto riguarda altri brand. Recentemente abbiamo visto il trionfo dei colori caldi, questa è tutto sommato invece una palette fredda, anche se non freddissima in tutte le sue declinazioni, però mi ha colpita tantissimo. Mi ha convinto molto anche l'abbinamento con la matita ombretto così chiara che può essere facilmente sfruttata, così come ho fatto io in questo make up, come base per andare poi a ricreare appunto un make up al di sopra. E tra l'altro faccio una piccola postilla super veloce: quando ho iniziato a realizzare questo make up avrei voluto in realtà incentrarlo su questo colore, che trovo molto molto bello e molto elegante, super portabile. Tra l'altro si sposa particolarmente bene con la sua matita ombretto, ma come ho messo le dita sul color argento di questa palette io non ho capito più niente. Avrei voluto realizzare appunto un make up su questa tonalità perché ho visto tantissime ragazze, sia tra quelle che hanno ricevuto la collezione sia tra chi l'ha acquistata, che appunto hanno ricreato make up con questo argento. Volevo un attimino distinguermi dalla massa, ma ragazze, questo colore è talmente bello che non sono riuscita a non applicarlo. Chiudo velocemente questa parentesi e continuo dicendovi che appunto la scelta cromatica di questo bundle mi ha convinto tantissimo, anche per quanto riguarda il rossetto, che io trovo fenomenale e davvero bellissimo. È questo colore anche lui tendenzialmente caldino, lo avrei preferito forse leggermente più freddo, è un colore abbastanza grigiastro di base, quindi deve piacervi questa tipologia di colorazione. Io la adoro, anche se so che non fa parte di quelle tonalità che mi valorizzano particolarmente, però io amo questo tipo di colorazioni e credo che difficilmente riuscirò a staccarmene. Comunque, lo swatch del rossetto, ve l'ho fatto, è
qui. Io l'ho applicato da solo, tranne che sul contorno labbra ho applicato questa matita, ma principalmente perché io ho un contorno labbra molto molto irregolare, non ce ne sarebbe stato in realtà bisogno. La matita che ho abbinato è una matita che, ma neanche a farlo apposta, è perfetta. È una matita di V7 che vi avevo mostrato in uno dei miei ultimi video, dove spacchettavo il calendario dell'avvento di V7. Sì, ho spacchettato un calendario dell'avvento a febbraio, quindi non spaventatevi. Se non avete seguito la vicenda, vi lascio magari il video linkato qui da qualche parte. E quindi il colore della matita è questo, e mi sembrava che si sposasse davvero molto molto bene con questo rossetto. Il rossetto, appunto, come vi dicevo, è cremoso, però come potete vedere è molto molto scrivente sin dalla prima passata, e io il colore lo trovo strepitoso. Qui vi ho swatchato il matitone ombretto. Anche qui la prima impressione su questi matitoni non è male, anche se non sono super scriventi, o meglio, sono scriventi se non li sfumate. Nel momento in cui andate a sfumarli tendono a diventare abbastanza eterei. Tutto sommato questo può essere anche un pregio, perché potete utilizzare ad esempio il colore più scuro per creare uno smokey eyes molto soft e molto molto sofisticato, secondo me. Quindi ecco, questo non è necessariamente un difetto, però vi segnalo che quando andate a sfumarli tendono a perdere intensità di colore. Per quanto riguarda lo swatch, ecco qua lo swatch appunto del colore violaceo, che è un viola a base calda. Appena applicato si sfuma molto bene. Io sto cercando di sfumarlo ora che si è già fissato e il risultato non è il massimo, quindi se volete sfumarlo mi raccomando sfumatelo immediatamente dopo averlo applicato, perché poi si fissa e vi rende il tutto un pochino più difficile. Nel mio caso ho voluto applicarlo a contrasto su questo trucco, che teoricamente è piuttosto freddo. Ho voluto applicare questo matitone a contrasto un po' per mostrarvi come rendeva appunto sia all'interno dell'occhio che utilizzato come riga di eyeliner, e un po' appunto per giocare con questo contrasto freddo caldo a livello di colorazione. Utilizzandolo all'interno della rima inferiore ho notato appunto che esce tantissimo fuori il colore rossastro, quindi il colore caldo che c'è alla base di questo viola, quindi deve piacervi questo effetto, perché si nota un pochino. Se non state attento a scurire un pochino i bordi dell'occhio potreste avere un po' l'effetto vampiresco, non a tutte piace. A me tutto sommato, come è uscito fuori il make up, che comunque ho ricreato davvero in 10 minuti ragazze, quindi velocissimamente, non mi dispiace per niente. Vi mostro ora gli swatch di entrambe le palette e poi vi do un'opinione generale su gli ombretti. Allora, vi ho swatchato entrambe le palette, come potete vedere. Qui ovviamente vi ho swatchato Platinum e qui Wild Berry. Allora, potete vedere che ci sono degli ombretti in entrambe le palette davvero degni di nota. Per quanto riguarda la palette Platinum, ve l'ho già detto, il colore argento è qualcosa di fenomenale, ma anche nella palette Wild Berry ci sono delle chicche degne di nota. Primo tra tutti questo matte, questo color orchidea intenso così bello, che davvero qualcosa di fenomenale. Bellissimo anche questo colore che secondo me è applicato a tutta palpebra, potrebbe risultare davvero molto molto elegante. E bello anche lui, che è Alchemy 2.0. questo è Alchemy 2.0 e si rifà ad un altro ombretto di Nabla. Mi dispiace di non averlo preso qui con me, ma se vi interessa una comparazione vi metterò sicuramente uno swatch su Instagram nelle mie storie, quindi mi raccomando, se non mi seguite ancora su Instagram venite a seguirmi, mi trovate come la Elitz trattino basso YT, perché lì vi pubblico sempre tutti gli aggiornamenti sulle ultime cose che acquisto, swatch e informazioni che comunque possono esservi utili. Quindi vi dicevo, questa è un po' una riproposizione di un ombretto già visto, anche se comunque vedo già dalla cialdina, mi ricordo perfettamente com'è l'altro uscito in precedenza, non sono assolutamente uguali.
normali e credo che anche la formulazione non sia uguale. Vecchio Alchemy era decisamente più tendente al celeste come sfumatura, mentre qui c'è una sfumatura rosata e pescata. Non so se riuscite a coglierla, ma qui di celeste c'è davvero poco. Allora, che dirvi in generale sulle prime impressioni che ho avuto sulla qualità di questi ombretti? Posso dire che tutte le cialdine sono molto molto pigmentate e sono rimasta sconvolta dalla pigmentazione di alcuni matte, come vi dicevo questo colore orchidea, ma anche il colore più scuro della palette Platinum, molto bello anche lui. Quindi i matte sono tutti super pigmentati, però sono anche facili da sfumare, lo avete visto nel video applicazione, anche i colori più scuri si sono sfumati bene senza fare macchia e ripeto, non mi sono applicata troppo per ricreare questo look, quindi sono tutto sommato degli ombretti anche piuttosto facili da utilizzare. Per quanto riguarda invece gli ombretti shimmer o diciamo proprio quegli ombretti che sembrano dei pigmenti pressati e lo sono nei fatti, in particolare appunto come il color argento e anche questo colore platino bellissimo, hanno una scrivenza pazzesca. Io li trovo super performanti e molto molto belli, hanno delle perle super riflettenti e super luminose e quindi devo dire che come prima impressione queste palette mi hanno sicuramente soddisfatta di più rispetto alle loro sorelline minori, quindi rispetto alle Cutie Palette che erano uscite l'anno scorso, che mi erano piaciute un po' a metà, soprattutto per gli ombretti dalla texture un po' più particolare che non mi avevano proprio soddisfatta al 100% per quanto riguardava la resa, anche se a vederli così anche questi erano bellissimi. Vi farò sicuramente sapere per quanto riguarda la durata e la performance, anche se devo dire che avendo provato parecchi ombretti di Nabla e parecchi ombretti in generale, devo dire che ho delle buone aspettative su questi ombretti, quindi la qualità è quella solita di Nabla a cui siamo abituati, anzi forse ripeto rispetto alle Cutie Palette uscite in precedenza, io credo che queste siano anche migliori, quindi se c'è qualche colorazione che vi ha colpite io vi consiglio assolutamente l'acquisto perché le trovo come prima impressione davvero molto buone. Per quanto riguarda appunto tutto il resto, quindi performance, durata e quant'altro, ci riaggiorniamo ovviamente su Instagram. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato soprattutto utile, in primis per aiutarvi a scegliere tra le colorazioni di questa meravigliosa uscita. Io non ho acquistato la palette Metropolitan, quella più tendente ai toni corallo, perché onestamente sono tonalità che non utilizzo tantissimo e poi avendo già appunto la Coral che avevo acquistato l'anno scorso che non ho sfruttato tantissimo, mi sembrava un po' un doppione, anche se devo dire che anche quella palette, se vi piacciono quel tipo di tonalità, ha dei colori davvero molto molto intriganti e molto belli. E niente, io direi che a questo punto posso concludere questa prima chiacchierata con voi dopo tanto tanto tempo. Io appunto come sempre spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, aspetto come sempre i vostri commenti qua sotto, mi raccomando fatemi sapere che cosa pensate di questa nuova uscita di Nabla, fatemi sapere anche come state passando questo periodo, insomma teniamoci compagnia perché credo che in questo momento ne abbiamo bisogno più che mai. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, a seguirmi anche su Instagram, vi mando il mio solito mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!